Ancora in diretta da questo meraviglioso ristorante Stuzzicomania, come vedete un signore mimetico, il signor? Pagano Giovan Battista. Sentite, voi fate cosa? Selezione? Selettore. In cosa consiste, diciamo, questo? Selecontrollo del parco siamo adesso. Quindi cosa fate? Qual è la mansione? Dobbiamo abbattere i cinghiali. Ma i proiettili, le armi ve le dà il parco o sono vostre? No, questo è tutto noi. Quanti cinghiali dovete abbattere più o meno? Non c'è, il numero non c'è. Quindi potreste ammazzarne due come anche 20. Non è. E poi dove vengono portati i cinghiali uccisi? A casa nostra. Perché non ci abbiamo. Quindi non li analizzate? Sì, analizzare sì. Prima di mangiarli. Abbiamo tutti il buonasera. Come si chiama? Attestato di sentite, signor? Putrino Domenico. Per coloro che ci guardano per la prima volta, quanti cinghiali ci potrebbero essere nelle serre? Il numero non lo sappiamo. Più o meno. Ma 10.000, 20.000. 2.000, 4.000 ci sono. No, tutte le serre. Tutte le serre. Noi sappiamo 10.000. Che no. 10.000. E lupi ne avete mai visti? Sì. Per coloro che dicono che lupi non ci sono. L'ha visto pure lui. Sì, l'ho visto proprio da vicino. Ma lupi a due piedi o a quattro piedi? Ci stanno a quattro piedi. A due piedi lo sappiamo da sempre. Sentite, ma allora, per coloro che ci guardano, come ci si deve comportare con l'incontro, con un incontro fortuito col lupo? Vabbè, stare calmi sicuramente, guardare cosa fanno, perché se sono vicini in branco sono pericolosi. Comunque. Va bene, grazie. Signor? Buonasera. Con questa divisa che sembra Rambo, diversa dagli altri, 2 metri per 100 kg di peso. 80, dai. 80. Sentite, cosa ne pensa della caccia? Vabbè, la caccia è un divertimento abbastanza... ci divertiamo. E per coloro che ci guardano e volessero intraprendere questa passione o lavoro, che consiglio vuole dare? È una passione, uno lo deve frequentare per prendere la passione. Per appassionarsi. Va bene, come vi chiamate? Che squadra siete? Noi la squadra La Forgia Arena. Forgia Arena, vi troviamo su Facebook? Sì. E voi siete il caposquadra? Sì. In cosa consiste il caposquadra? Spiegate. Organizzare le battute, organizzare tutte le cose che ci sono da organizzare in una squadra. Sentite, poi chiudiamo questa intervista con un'ultima domanda. Vi capita mai nelle vostre battute di tornare a bocca amara, a bocca asciutta? Sì, vabbè, capita. No. Tutti i cacciatori. Anche coi cani, sì. Di non trovare cinghiali. Sì. Va bene, grazie e buon proseguo di serata. Prego.